Quella che vi racconteremo oggi è una storia lunga e affascinante che ha attraversato secoli di storia ed è dedicata ai cavalieri del Tempio, i Templari cosiddetti, che costituirono l'ordine monastico più importante di tutto il Medioevo. La nostra storia parte da Maruggio, all'ombra di questo ciborio ligneo intagliato e dorato del XVIII secolo ed è una continua suspense di avvenimenti che si concatenano fino ad arrivare ai documenti che affondano le radici nella notte dei tempi. Così cercheremo di incorporare tessere importanti del mosaico della storia di questi monaci cavalieri che nel 1307 subirono la persecuzione da parte del re Filippo V il Bello di Francia, che culminò nel 1314 con l'esecuzione vera e propria attraverso morte sul rogo del Gran Maestro che si era rifiutato di asservirsi ai voleri del sovrano. Al di là delle falsità sulle accuse dovute a stregonerie, eresie e quant'altro, la verità che culminò con la dispersione, la reclusione, poi l'eccidio dei cavalieri templari è dovuto soprattutto per l'incameramento dei loro beni, beni che avevano messo da parte nel corso delle loro campagne anche in Terra Santa, andando sul fronte e manifestando un valore che faceva rabbrividire anche gli infedeli. Così, con la croce rossa sul mantello bianco si dispersero per lontane crociate, divulgando il loro messaggio cristiano dopo aver fatto voto di obbedienza, povertà e castità. Sulle scene degli scarni documenti storici, nel 1105 Maruggio fu concessa da Boemondo, principe di Antiochia, all'ordine dei Cavalieri del Tempio, costituitosi in seguito agli sconvolgimenti susseguitisi dopo la prima crociata. Con equità e spirito di giustizia, i poveri Cavalieri di Cristo l'amministrarono fino al drammatico scioglimento dell'ordine che coincise con il passaggio dei loro possedimenti agli ospedalieri di San Giovanni, denominati prima Cavalieri di Rodi e in seguito di Malta, che vennero investiti del compito non solo assistenziale, ma anche militare di difesa del Santo Sepolcro. Secondo un atto dei registri della Cancelleria Angioina, datato 9 ottobre 1320, il casale Marugi o Marigi, un tempo, fu di proprietà dei Templari. Insieme ad esso rientrarono anche i possedimenti di beni di Francavilla Fontana, Manduria, Lecce, Otranto e probabilmente Mesagne e Oria, che tra il XIII e il XIV secolo gravitarono intorno alla casa templare di San Giorgio del Tempio di Brindisi, costituendone la fonte di introiti più consistente. Fiumi di parole sono stati versati per individuare l'insediamento della Milizia di Cristo nella terra di Maruggio. Probabilmente esso venne realizzato allo sbocco del porticciolo di Torre del Lobo, complementare a quello più importante di Brindisi, dove si ammassavano tutte le mercanzie da imbarcare e smistare proprio sui seni di Levante e di Ponente dell'antica colonia latina, posta dai Romani a sentinella dell'Adriatico, divenuta poi testa di ponte verso l'Oriente e luogo di partenza dei crociati in Terra Santa. Nel clima di repressione generale nel marzo del 1308, anche i Templari di Maruggio vennero incatenati ed imprigionati. Forte della loro debolezza, la nobildonna brindisina Giovanna Caballaro si impossessò arbitrariamente dei loro beni, o quantomeno essi vennero posti sotto la custodia del giudice Pietro Porcario di Aversa, responsabile del patrimonio templare in terra d'Otranto. Nel maggio del 1312, quando Papa Clemente V decretò l'assegnazione di questo ai Giovanniti, il suo appello rimase inascoltato. La restituzione, forse su forti pressioni di Roberto d'Angiò, avvenne qualche tempo dopo, sancita dalla garanzia dell'ingresso nell'ordine giovannita dell'unico figlio della Caballaro, Nicola de Pandis, che divenne il primo commendatore di Maruggio. Dal 1315 al 1819,
Questo casale fu retto dal sovrano militare Ordine di Malta, che convisse pacificamente con i feudatari di turno. Nel 1463 passò sotto la giurisdizione di Giovanni Antonio Orsini del Balzo, principe di Taranto, prima di essere incamerato dal regio Fisco. In ossequio ai cavalieri di Malta, alla fine del XV secolo, venne retta la chiesa di San Giovanni Battista Penitente, protettore dell'ordine della croce a otto punte. Ab origine, al luogo di culto, era annesso un ospedale per il ricovero dei pellegrini e dei malati, di cui non rimane oggi alcuna traccia. Con la definitiva soppressione della commenda, il tempio venne adibito al luogo dove venivano sottoposti a quarantena coloro che provenivano dai luoghi infetti di colera. Della commenda di Marugio faceva parte la casetta di Santa Maria del Verde, oggi inglobato in quello che rappresenta il cimitero della cittadina. A far riferimento a origini templari è questa epigrafe che ci riporta nel lontano 1585, quando questo tempio, intitolato alla Vergine Maria, venne ricostruito da tutti i marugesi guidati da Paolo Affaitati. In tono minore, ancora oggi, ogni anno, il 21 novembre, si festeggia proprio la Vergine Maria nella ricorrenza della sua presentazione al Tempio da parte di Sant'Anna di San Gioacchino, che lo offrirono ai sommi sacerdoti, poiché avevano fatto il voto dopo averla attesa in un'età in cui pensavano che non fosse possibile più procreare. La Madonna del Verde rientra nella fede e nella costumanza popolare proprio perché è intimamente connessa al lavoro dei campi e quindi agli agricoltori che già nel mese di novembre iniziavano e iniziano a preparare le semine per la primavera in cui la natura rinasce a nuova vita. E non a caso questa Madonna è venerata ed è invocata per la guarigione dalla malattia emolitica determinata dalle fave e poi anche magari in tempi antichi dalla malaria, essendo Marugio un terreno predisposto vicino ad aree malsane. E non a caso i cavalieri templari si distinsero in questo luogo perché portarono la bonifica dei campi e soprattutto si occuparono dell'estrazione del sale dalle saline. Nel corso dei secoli Marugio risentì delle dinamiche templari, tanto è vero che accrebbe sempre più potere, anche perché il porto di Brindisi iniziò a tramontare per il fatto che dopo la sconfitta dei cavalieri di Rodi cambiarono le rotte sul mare. Marugio, per la sua posizione strategica, divenne un caposaldo di idee e di valori che si riallacciavano ai cavalieri che fondarono la loro prima dimora sulla spianata del Tempio di Salomone a Gerusalemme, dove, sin dai primordi, l'umano riuscì a sfiorare il sacro.